Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale, io sono Diego e sono qui oggi per spiegarvi come scaricare The Sims 4 con tutti i DLC più recenti, tra cui Vampire, i bambini e anche Bowling. Naturalmente in questo pacchetto saranno compresi anche tutti i vecchi DLC, quindi in modo tale da avere il pacchetto completo ed essere felici e poter utilizzare un po' meno, più o meno tutto quello che fino adesso è uscito e avere la modalità completa, in poche parole. Questo è un tutorial che mi è chiesto in tantissimi e perdonatemi se lo sto portando solamente oggi, ma ho avuto un po' di problemi con il mio computer in quest'ultimo periodo, tra Hackintosh e anche problemi a scuola, eccetera, eccetera, quindi non sono riuscito a portarvi molti video. Comunque, spero che questo tutorial vi piaccia, mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace e una bella iscrizione se non siete ancora iscritti. Andiamo subito a vedere come scaricare The Sims 4 con tutti i nostri nuovi DLC. Clicchiamoci nel primo link che troverete qua sotto in descrizione che vi porterà in questo sito di eggames.com. Il problema è che eggames.com non funziona nella maggior parte dei casi, io spero funzioni a voi, ma comunque per sicurezza vi lascerò qua sotto un link di torrent in modo tale da poterlo scaricare anche senza accedere dal sito. Il sito cosa ci andrà a semplificare? Il fatto che noi potremo andare a selezionare o a scegliere tra due cose, o tra il torrent, quindi che troverete sia sul sito che qua sotto in descrizione, oppure le parti. Nel mio caso io ho scaricato tramite le parti, quindi ho scaricato queste 15 parti da 1 GB l'una, se no potete trovare il link per il torrent qua sotto in descrizione. Comunque, dopo aver detto questo, andiamo un attimo a vedere come scaricare le parti per chi fosse interessato. Le parti io vi consiglio di scaricarle o da Compulbeji o anche da Mega o da Google Drive. Comunque il procedimento è veramente molto semplice e basta andare sulla prima parte, selezionarla, aprirla come altra scheda, aspettare 5 secondi e cliccare su. Aspettiamo un attimo che crei il link, anzi no, l'ha già creato, clicchiamo su Create Download Link e a questo punto partirà un cronometro nel quale dovremo aspettare 5 secondi e cliccare su Click Here to Download. A questo punto dovremo cliccare su Scarica comunque e partirà il download della nostra parte di The Sims 4. Comunque, dopo averle scaricate tutte e 15, le troveremo qua dentro questa cartella, eccole qua. Se avete invece utilizzato il file torrent che vi ho lasciato qua sotto in descrizione, troverete tutte e 15 le parti scaricate direttamente da torrent. Una volta che le avremo scaricate, basterà selezionarle tutte e fare tasto destro Estrai i file in The Sims 4 Deluxe Edition aggiornata all'ultima versione. In questo modo avremo questa cartella che verrà stretta in circa, nel mio caso, 1 minuto e mezzo, ma questo dipende soprattutto dal vostro computer. Quindi cosa dovremmo andare a fare? Dovremmo andare innanzitutto a disabilitare l'antivirus, mi raccomando fatelo perché potrebbe andare a rimuovere dei file di crack o comunque del gioco stesso e quindi vi obbligherebbe a dover reinstallare il gioco e ci vogliono 24 minuti di installazione, quindi solamente il setup impiega 24 minuti, quindi vi consiglio di disabilitarlo adesso per evitare di dover scaricare un'altra volta il gioco. A questo punto apriamo questa cartella e riapriamola un'altra volta e qua dentro troveremo dei file. Questi file sono molto importanti, soprattutto il file setup e il file verify bin files before installation. Questo cosa vuol dire? Questo qua è un file che verifica l'integrità dei file per verificare che non ci siano problemi durante l'installazione. Vi spiego, il setup utilizza dei file estratti, che sarebbero questi qua, i file setup.fatgirl, eccetera, eccetera. Questi file, se fossero danneggiati, comprometterebbero tutta quanta l'installazione e sarebbe un po' un problema perché dobbiamo aspettare molto tempo e perderemo molto tempo. Quindi, avviando il file verify bin files before installation e aspettando che parta, adesso è normale che faccia così, dovremmo aspettare, farà la verifica di questi 5 file e verificherà se sarà tutto corretto. Alla fine dovremo aspettare qualche minuto, ci verrà scritto all file are ok e questo vuol dire che potremo poi procedere con l'installazione. Quindi voi aspettate che finisca tutto quanto, qua avrà una spunta con scritto all file are ok. Nel caso non venisse questa spunta, vi ripeto, provate a disabilitare l'antivirus e a riscaricare i file. A questo punto, dopo aver la spunta, dovremmo chiudere questo file qua. Io naturalmente l'installazione l'ho già fatta perché sono circa 25 minuti, come vi ho già detto, e non mi andava di fare troppi tagli. E alla fine dovremo andare ad eseguire il file setup. Quindi clicchiamo su sì e a questo punto dovremo selezionare una lingua che per adesso è solamente inglese e russo, credo sia. Non vi preoccupate, la lingua è solamente per il setup, poi il gioco sarà anche in italiano, poi dovremo andare a decidere la lingua. Qua andremo subito a disabilitare la musica da questo pulsante, andremo su Next, Next ancora, e qua dovremo selezionare una cartella nella quale scaricare il gioco. Io personalmente l'ho cambiata nel mio disco HDD che è più spazioso, voi potete pure lasciare quella di base. Qua lasciamo queste due spunte aperte, qua verrà scritto che peserà circa 21 GB, quindi spero abbiate lo spazio necessario, naturalmente sono tutti quanti DLC fino a quelli ad oggi, e andiamo quindi su Next. A questo punto scendiamo e dovremo cambiare la lingua. Nel mio caso è già cambiata in italiano perché ho già eseguito il setup, voi dovete spostare da English a Italian.
Scendendo in basso avrete queste spunte abilitate che nel mio caso io ho disabilitato perché avendo scaricato molti giochi queste redist, questi componenti servono per il funzionamento dei giochi e se avete già scaricati abbastanza molto probabilmente li avrete già scaricati nel computer. Comunque se voi non li avete o siete incerti selezionateli e alla fine vi dirà il programma stesso se li avete già scaricati o no. Quindi clicchiamo su install e adesso partirà l'installazione che impiegherà circa una ventina di minuti come vi ho detto. Voi lasciatela fare e alla fine vi verrà scritto di andare ad avviare il gioco, avviare il sito di FitGirl che sarebbe il sito che ha prodotto la crack e anche di andare a verificare l'integrità dei file. Ecco qua, partirà un'altra verifica di questo genere, solamente che i file non saranno 5 come in questo caso, ma saranno 1600, quindi impiegherà circa una decina di minuti il controllo. Mi raccomando, fate fare anche quel controller perché nel caso ci fosse un errore nell'integrità lo andrà a sistemare da solo, quindi vi permetterà poi di andare a far funzionare il gioco correttamente. A questo punto ragazzi non c'è bisogno di un ulteriore patch o crack più che altro, perché è già tutto quanto installato in sé, quindi potremo anche andare a eliminare questa cartella e avremo due icone sul desktop, una per 32 bit che è questa qui che nel mio caso non servirà e una per 64 bit che è questa qua che andremo a rinominare in questo modo o comunque come preferite. A questo punto ragazzi basterà fare un doppio clic e come vedrete cliccando su sì dovrebbe partire il gioco. Nel caso vi dia il problema di dei file sono danneggiati, non vi preoccupate, è normale questo perché di solito le prime volte da questo errore basterà che voi riavvierete il computer e fidatevi che all'avvio funzionerà tutto, quindi non vi preoccupate. Nel caso questo errore continuerà a esserci dopo continui riavvii vi consiglio di riscaricare il gioco. Comunque nel caso troverete questo errore anche più avanti basterà che riavvierete il computer e vedrete che andrà via. Comunque ecco qui che è partito The Sims 4 2014 Electric Arts Inc. Ed ecco qua ragazzi, io l'ho già avviato una volta quindi tutti quanti vedete i bebè, intanto già dei spoiler. Comunque tutti quanti i primi avvisi, cioè questa estensione del benvenuto, quest'altra che dovete skippare visto che sono più di 30. Comunque ecco qua che avremo l'interfaccia, già da qui potremo vedere i vampiri che sono una delle ultime estensioni rilasciate. Comunque anche qua avremo la nostra collezione, questo qua è il pacchetto completo. Avremo quindi nel caso di Staff Pack, avremo il bowling che è l'ultima rilasciata, qua avremo quindi i vampiri che è l'ultima rilasciata nell'ambito Game Pack e nelle estensioni Pack avremo l'ultima che è Vita in Città o i bambini, quindi ragazzi avremo il gioco aggiornato all'ultima versione. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, mi raccomando se fosse così lasciate un bel mi piace, una bella iscrizione, magari anche un bel commento nel quale dite cosa vi è piaciuto di questo tutorial, cosa dovrei migliorare e cosa non. Mi raccomando seguitemi su Telegram e su Instagram e ragazzi da Diego è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, ciao belli!